Delle giovanili del San Luigi Calcio di Trieste è stato arrestato per abusi su allievi minorenni. Palpeggiamenti sotto la doccia in auto, numerose le denunce dei genitori, è stato esonerato dalla società. Focola e quarantena in diverse scuole elementari e medie del Friuli, confermata la ripartenza in presente le superiori per lunedì. Istituzioni e autorità invitano alla massima cautela. Il vicepresidente Riccardi fa sapere che in febbraio arriveranno alcune decine di migliaia di dosi di vaccini, insufficienti però per tutti gli over 80, Friuli Venezia Giulia IV in Italia, per percentuale di immunizzati. La grande quantità di neve caduta non comporterà un automatico aumento dell'estensione dei ghiacciai della regione, fondamentali saranno le temperature d'estate, ghiacciati, laghi di Fusine e di Raible. Grande prova della Trost al meeting di salto in alto, Alpala Bernes arriva seconda, dietro solamente alla vice mondiale, ha lavorato bene in inverno, ha spedato in streaming da tutto il mondo. La sera ritrovati a nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. L'allenatore di una squadra di calcio giovanile di Trieste è stato arrestato per abusi su minori. Tutto è partito dalla confessione di un undicenne al quale il ministro aveva mandato un messaggio allusivo. Numerose le denunce contro l'uomo, un 48enne presentato dalle famiglie è stato esonerato dalla società. Avrebbe toccato le parti intime di alcuni allievi sotto la doccia o durante il percorso in auto dopo gli allenamenti. Ai ragazzini avrebbe inviato anche messaggini allusivi. E proprio da un sms, al quale sono seguite le prime ammissioni di una vittima, è emersa la vicenda con numerose denunce poi presentate alla polizia da parte delle famiglie. Un allenatore delle giovanili del San Luigi Calcio, a Trieste, è stato arrestato per abusi compiuti su minori. Il provvedimento è scattato lunedì a seguito delle indagini dirette dalla locale procura l'uomo un 48enne triestino incensurato ma gravato da un precedente di polizia per fatti analoghi è stato rintracciato sul luogo di lavoro e portato in questura è stato immediatamente allontanato dalla società sportiva il primo episodio venuto a galla riguarda un undicenne che dall'allenatore ha ricevuto un sms nel quale gli chiedeva allusivamente come stesse il ghiacciolo poi è seguito il racconto di un compagno di squadra le denunce presentate dai genitori dei ragazzini fanno riferimento ad analoghe condotte dell'allenatore: palpeggiamenti sotto la doccia o in auto quando il mister accompagnava a casa qualche ragazzino, ma anche improvvisati massaggi a seguito di infortuni. A conferma della condotta del 48enne ci sarebbero anche sms nei quali faceva dei complimenti ai giovani atleti per l'aspetto fisico, affermando di essersi innamorato o chiamandoli con nomignoli affettuosi, ma anche richieste dirette di mostrare. Le parti intime. Proseguono le indagini anche per capire quanti ragazzini possano essere finiti nella rete dell'allenatore una situazione tristissima che non auguro a nessun presidente. Così Ezio Peruzzo, presidente del San Luigi Calcio, commenta a Telefriuli la vicenda che ha portato all'arresto per abusi su minori di un allenatore delle giovanili della sua società. Lavoriamo da decenni con i giovani, mai mi sarei aspettato di affrontare una cosa del genere, racconta ancora a Telefriuli il presidente Peruzzo. Noi abbiamo la coscienza a posto e sappiamo di aver fatto tutto il possibile, ma resta sempre un senso di colpa e la paura di aver sbagliato qualcosa. Fortunatamente ho una società forte che mi aiuta a guardare avanti e abbiamo il sostegno delle famiglie. Il Presidente del San Luigi Calcio riferisce anche di come l'orribile vicenda sia venuta a galla. Abbiamo scoperto tutto in dicembre e nel giro di quattro giorni questo nonnatore è stato esonerato. Da un episodio segnalato abbiamo fatto una piccola indagine, i casi sono diventati quattro e poi è scattata la denuncia. Scoprire che era tutto vero è stato bruttissimo. Un focolaio è esploso nella, nella scuola media di San Daniele del Friuli. Sono state sospese le lezioni in presenza fino all'8 febbraio, compreso e messi in quarantena tutti gli alunni che frequentano le classi della struttura di via Kennedy oltre 200. Essere a due terzi dei tamponi eseguiti su 220 alunni che frequentano le scuole medie di San Daniele. E che cosa è successo? La settimana scorsa un caso di positività con sintomi per un insegnante e per un paio di alunni che quindi sono stati subito messi in isolamento. Da lì è partito un tracciamento. Dal tracciamento abbiamo fatto iniziato a fare dei tamponi che purtroppo nella giornata di ieri hanno rilevato in un colpo solo già oltre 20 ragazzi positivi e asintomatici e con il Dipartimento ieri sera abbiamo deciso in via precauzionale di... Eh in quarantena tutti gli studenti di tutte le classi delle scuole medie e di completare i tamponi. Chiaramente la scuola rimarrà chiusa fino all'8 di febbraio e fino all'8 di febbraio ci sarà la didattica a distanza per i ragazzi. sono 220 gli studenti a casa, chiaramente su 220 studenti potremmo avere 150-160 nuclei coinvolti. L'importante per le famiglie è monitorare la sintomatologia o l'emergenza di sintomi sia nei ragazzi che sono la casa sia nei familiari conviventi. Nel manifestarsi dei sintomi, anche lievissimi, è importante mettersi in contatto con il medico di base o il pediatra per i ragazzi o direttamente con il Dipartimento di Prevenzione. È molto importante perché bisogna circoscrivere e soffocare eh, i focolai, quindi bisogna evitare che eh, si possa propagare in altri ambienti, in altri nuclei familiari. Diversi focolai immersi negli ultimi giorni nelle scuole di tutta la regione, situazioni molto complesse, agonarsi a Udine, vediamo. Il coronavirus torna a serpeggiare tra i banchi di scuola e alunni e professori finiscono in isolamento. La situazione più problematica la sta vivendo la comunità di Gonars, dove, come a San Daniele, sono state sospese le elezioni. Tre gli alunni positivi, per cui è scattata la quarantena, di una sessantina di studenti di tre classi delle medie. Il plesso scolastico è frequentato da ragazzi che provengono anche da Bicinicco e Bagnari Arsa. Altra situazione delicata a Udine, dove è stato chiuso per contagio l'asilo Paolini di via Cisis giorni i tamponi possono farne emergere altri. A Colugna, frazione in Tavagnacco, sono state sospese le attività in presenza di una quarta della scuola primaria dopo che un alunno è stato riscontrato positivo. Didattica a distanza fino al 3 febbraio, in questo caso a Campoformi in una sezione dell'asilo in isolamento preventivo dopo la scoperta della positività di un insegnante, mentre nelle scuole medie Domus Mare di Tarcento gli alunni di seconda e di terza sono stati sottoposti a tampone dopo la positività di uno studente. Le scuole superiori torneranno in presenza a partire dal primo febbraio, la conferma dal Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, confermando però la cautela, la massima cautela. Il Prefetto di Trieste, Valerio Valenti, oltre alla questione scuola, fa anche il punto sulle norme relative ai respingimenti dei migranti. Si riparte seppur con cautela. I focolai Covid nelle scuole medie ed elementari di questi giorni non bloccheranno il ritorno in classe delle superiori, seppur al 50%. Lo conferma il presidente della regione Massimiliano Federiga, il quale parla di cautela e partendo dai piani predisposti dalle prefetture. I focolai ci sono in tutte le scuole, scuole elementari, scuole superiori. Ci saranno sicuramente altri focolai. Bisogna tenerli sotto controllo. Bisogna che, a mio avviso, si continui a garantire. Del tracciamento poi dei, dei contagiati in modo tale da isolarli e contenere i possibili rischi. Nelle regioni nelle quali eh, eh, si è avviato il rientro scolastico, perché ci sono regioni che hanno già, sono già avanti, le cose stanno andando abbastanza, abbastanza bene, quindi sono fiducioso che si possa tenere sotto controllo. Poi, dopo le valutazioni finali sulle eventuali chiusure, non aspettano a me. Il prefetto a margine è intervenuto anche sulla recente sentenza del Tribunale di Roma che ha definito. Illegittimo respingimento di un migrante in Slovenia. Il ministro dell'Interno non si era costituito in giudizio, ma è verosimile un ricorso. Il vero nodo però è un altro. Sarà importante avere un quadro chiaro, quantomeno eh, ai primi di marzo, quando storicamente ci sarà una ripresa del flusso migratorio. I giovani sono portatori inconsapevoli del virus. Lunedì si riparte molto dipenderà dal comportamento dei singoli. Così il vicepresidente della regione Riccardi sul fronte ai vaccini fa sapere che in febbraio arriveranno alcune decine di migliaia di dosi, non sufficienti però per tutti gli over 80. Che il contagio circoli mi pare evidente, però stiamo anche notando una curva. Che sta rallentando, questo è importante. È chiaro che ogni contagio preoccupa, però, insomma, eh, ci apprestiamo a ripartire col sistema scolastico alle condizioni che sono state stabilite. Il primo tema non è quello che succede dentro una scuola, il problema è che i giovani sono dei portatori inconsapevoli del virus, ma la quota più importante riguarda i ragazzi dalle 10 ai 20 anni. E riaprire le scuole col pensiero di poterle richiudere, questo sarebbe una sconfitta con tutti, molto dipenderà dal comportamento di ognuno di noi. Riccardi fa anche il punto sulla campagna vaccinale che procede solo per gli operatori sanitari e gli anziani delle case di riposo. Nuove dosi di fiale Pfizer e Moderna sono in arrivo ma non in numero sufficiente per le inoculazioni degli oltre 100.000 over 80. Abbiamo ricevuto una comunicazione dal commissario Arcuri ieri che ci dà un, un flusso, una dimensione, un flusso di distribuzione dei vaccini dall'8 febbraio alla fine, alla fine di febbraio. Ci hanno dato un numero che alcune decine di migliaia che riguarderanno. A febbraio, che sono totalmente insufficienti, se poi lo dividiamo anche per due, ad affrontare una, un obiettivo così importante. Il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni con il rapporto più alto tra vaccinati e popolazione, grazie al fantastico lavoro di operatori sanitari e medici del sistema sanitario regionale. Un'ottima notizia che rappresenta un gesto d'amore a tutela di se stessi e di tutta la comunità. Lo scrive il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in un tweet, allegando anche una classifica delle regioni italiane, da cui emerge che il Friuli Venezia Giulia è al quarto posto con il 3,04% della popolazione già vaccinata. Sono 584 i contagi emersi in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore. Su 6.719 tamponi molecolari sono stati rilevati 369 casi, con una percentuale di positività del 5,36%. Tra i positivi di oggi figura anche il sindaco di Butrio, Eliano Bassi. Attraverso 4.349 test rapidi antigenici, invece, sono stati rilevati 224 casi. Decessi i registrati sono 25, ai quali si aggiunge uno avvenuto il 27 dicembre 2020. I ricoveri nelle trepite intensive scendono a 61 e quelli in altri reparti a 646. Alla risiera di San Sabba oggi le celebrazioni per la giornata della memoria. Un monito dalla politica affinché non si ripeta mai più. Le norme anti-Covid hanno limitato gli accessi al minimo possibile e la risiera di San Sabba, unico campo di concentramento con il forno crematorio in Italia, ha mostrato ai presenti una volta in più l'angoscia e la follia del nazifascismo. Non dobbiamo dimenticare, ha detto il governatore Massimiliano Federica, i fenomeni di intolleranza e persecuzione nei confronti della comunità ebraica ancora presenti in Israele e in diverse parti del mondo. Memoria, ha invece sottolineato il segretario regionale del PD, Cristiano Sciauri, vuol dire chinare il capo di fronte a quella tragedia, ma alzare subito gli occhi per evitare che ciò accada di nuovo riferendosi alla Shoah. Il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza nel suo discorso ha spiegato che serve uno sforzo per fare qualcosa di concreto, per evitare che accada di nuovo e in questo senso si è rivolto ai giovani. È, è indispensabile perché purtroppo come dicono gli alpini le persone vanno avanti e ora allora bisogna ricordare non sempre che ciò non accada più ma con i fatti e oggi ho raccomandato a tutti Ormai c'è in atto a Trieste un processo di pacificazione e ho ricordato alcuni passaggi dai tre presidenti ai due presidenti, a tutto quello che è stato fatto in questi anni. Appello finché la tragedia della Shoah non si ripete è stato fatto dai gruppi consigliari della regione, da Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Patto per l'Autonomia. Anche Pordenone questa mattina con due brevi cerimonie ha celebrato la giornata della memoria. Con due brevi cerimonie, al monumento del deportato e alla targa dell'ex provincia, Pordenone ha celebrato oggi la giornata della memoria, istituita nel 2005, scegliendo come data il 27 gennaio, giorno della liberazione del campo di Auschwitz. Non ha voluto mancare il presidente dell'ANED di Pordenone, il 93enne Eliseo Moro, ex deportato a Dachau, che ha reso omaggio alle vittime. Il messaggio da dare è per i giovani, perché per noi vecchi serve più niente ormai, che, ricordi, che si ricordino. Ciò che abbiamo passato noi, ciò che ha passato l'Italia, e quei tempi brutti. Come si convive con, con quello che si è passato? Bisogna dimenticare. Se dimentichi, vivi a lungo. Se ti ricordi sempre di quello, crepi prima dell'ora. Ci ricorda il ritorno dopo, dopo il campo? Era il, il pianto, il pianto di gioia. Tutto lì è eh? tutto, tutto un pianto di gioia e basta. Presenti, accanto ai labari di Comune, Anede e Ampi, il prefetto Domenico Lione, l'assessore regionale Tiziana Gibelli e il sindaco Alessandro Ciriani che ha sottolineato l'importanza del lavoro delle istituzioni per mantenere viva la memoria degli orrori del passato. L'importante è quello di non cristallizzare questa memoria, di non considerarla un rito che capita una volta all'anno, ma attraverso invece la cultura, la scuola, l'istruzione, anche queste cerimonie renderla viva tutti gli anni. Io credo che l'Europa, l'Occidente abbia maturato gli anticorpi affinché quello che è capitato con la deportazione e le girazioni non capiti più. Però è chiaro che, ripeto, serve una forte azione culturale affinché questo patrimonio comune condiviso non solamente in questa giornata ma in tutti i giorni dell'anno e la puntata di elettroshock di questa sera a partire dalle 21 sarà dedicata alla giornata della memoria, ora siamo alla politica sono iniziate oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le consultazioni per capire se si andrà al voto o se si riuscirà a fare il terzo governo in questa legislatura, il Presidente del Consiglio Piero Mauro Zanin e della Giunta Massimo Fedriga chiedono elezioni, intanto la senatrice del PD Tatiana Roic entra nel gruppo del responsabilità responsabili, senza però lasciare i DEM. Con i presidenti del Senato Elisabetta Casellati e della Camera Roberto Fico, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha iniziato le consultazioni che proseguiranno domani con i punti non alle 17.30 con Italia Viva che potrebbe aprire un Conte Ter, anche se questa pare l'ipotesi più lontana, e alle 18.30 con il PD che chiederà invece a Mattarella di ridare un nuovo incarico a Giuseppe Conte come ha confermato oggi il Segretario Nicola Zingaretti. Venerdì, ultima giornata di lavori, chiuderà alle 17 il Movimento 5 Stelle mentre alle 16 sarà la volta del centrodestra. Lei... Fratelli d'Italia e Forza Italia che si presenterà compatto al Quirinale. Lasciamo le parole, diciamo mi sembra, al Presidente della Repubblica che deve fare le consultazioni e poi vediamo come si svilupperà questa crisi. Io, sempre, io sono forse ancora quell'ingenuo romantico democratico che gli piace ancora che il popolo voti e scelga. Io credo che i tempi ci siano tutti per andare a votare, per far sì che ci sia un governo autorevole eh, in sintonia con la volontà dei nostri cittadini e eh, che quindi abbia l'appoggio di tutta la comunità nazionale. Per affrontare le sfide che avremo, non solo quella sanitaria, ma quella che a me preoccupa di più, economico-sociale. Altre soluzioni che vedo pasticciate sono soluzioni che vanno contro l'interesse della nostra comunità, faranno una cozzaglia per continuare in qualche modo a, a, a governare questo Paese. Intanto la senatrice del PD, Tatiana Reutz, si è iscritta al gruppo Main, ovvero quello dei responsabili, senza però lasciare i dem. In questa fase particolarmente complessa, ha detto Reutz, ho dato il mio aiuto tecnico alla costituzione di un gruppo europeista che contribuisca a rafforzare e stabilizzare un nuovo governo. A luglio scatterà invece il semestre bianco, quindi l'impossibilità di sciogliere le camere per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Ieri Federica aveva commentato l'ipotesi Silvio Berlusconi con le relative polemiche. Adesso non si può parlare di propri alleati. Probabilmente il Partito è abituato all'interno della sua compagine di centrosinistra, dove il miglior nemico è quello che ti pugnala, il miglior amico è quello che ti ammazza. The European House Ambrosetti ha realizzato uno studio su come rilanciare la Venezia Giulia a partire dal 2025. La logistica con il porto, un solido sistema di assistenza sociale ed un ecosistema della scienza e dell'innovazione molto sviluppato sono alcuni dei punti di forza emersi dallo studio di European House Ambrosetti per la Camera di Commercio della Venezia Giulia guardando alla ripartenza del periodo post-Covid. Abbiamo delle caratteristiche importanti già sviluppate ma tantissime da svilupparle ancora. Io... I asset ne abbiamo contati 10, sono 10 punti di forza che eh, eh, devono essere ancora sviluppati moltissimo. Parliamo del turismo, parliamo della logistica portuale, ma non solo, parliamo della ricerca, parliamo della scienza, del biomedicale, della canteristica, della navalmeccanica, del, della nautica da diporto. Insomma, questo territorio di Trieste e Gorizia, come un falcone che gioca un ruolo importante in tutto questo territorio, eh, eh, con questo studio si vuole eh, come dire, dare gli spunti alla politica, ai decisori poi delle politiche regionali e cittadine con i sindaci, uno strumento di aiuto per veder meglio e focalizzare e lavorare soprattutto non ognuno per conto proprio ma lavorare in squadra. Sono oltre 12.000 le persone che hanno sottoscritto la petizione in cui Federalberg chiede aiuto allo Stato con voce sommessa. Il 75% dei dipendenti delle imprese turistico-ricettive e termali è senza lavoro e i gestori con 10.000 euro di ristori ricevuti nel 2020 a malapena sono riusciti a pagare le bollette della luce e del gas. Boom di adesione alla petizione di Federalberghi pubblicata su change.org rivolta al governo per sollecitarlo a intervenire con urgenza a tutela delle imprese e dei lavoratori del turismo. Secondo uno studio di Confcommercio del Friuli Venezia Giulia sembra che alla fine della pandemia chiuderanno quattro attività su dieci. Come ci spiega la presidente regionale di Federalberghi Paola Schneider nella petizione sono inserite richieste che riguardano tutto il comparto compreso i lavoratori che in Friuli Venezia Giulia sono almeno 5.000 che operano in 900 strutture. La situazione è analoga a quella nazionale, con il 75% dei dipendenti delle imprese turistico-ricettive e termali senza lavoro. Fino a qualche mese fa, spiega Schneider, gli albergatori, pur manifestando il loro disagio per la situazione dovuta all'emergenza da Covid, riuscivano a mantenere la calma. Ma ora la rabbia sta salendo, gli alberghi sono deserti. Gli unici aperti sono quelli che ospitano tecnici e operai che lavorano in vari cantieri locali. Nelle 2020, i gestori delle strutture alberghiere hanno ricevuto da Stato e Regione 10.000 euro di ristori, cifra che consente di pagare tre bollette della luce e due del gas e quindi assolutamente insufficiente per sostenere tutti gli oneri economici e amministrativi. Le richieste avanzate nella petizione spaziano dalla liquidazione di ristori efficaci e adeguati alle proroghe dei termini di pagamento delle rate relative a prestiti, mutui, finanziamenti, crediti d'imposta, dall'esonero dal pagamento della seconda rata a IMU alla cancellazione della TARI, dalla proroga dell'esonero dal pagamento dei contributi per l'assunzione del personale stagionale all'esonero contributivo in favore delle imprese che richiamano in servizi indipendenti e l'istituzione di misure di soccorso efficaci e rapide per lavoratori stagionali del turismo. Sono partiti oggi i lavori di riqualificazione dell'area in concessione alla SIL di Lignano Riviera, il nuovo progetto voluto dalla concessionaria del bene demaniale prevede la creazione di un hotel a 4 Stelle Frontemare, un investimento che ora potrà rappresentare un volano di sviluppo fondamentale in chiave turistica a Lignano Sabbiadoro. Da più di vent'anni se ne parla ed ora è partito il cantiere riguardante l'intervento di ristrutturazione e ampliamento dello stabilimento della società imprese Lignano a Riviera con l'introduzione dell'uso alberghiero. Il nuovo progetto, voluto dalla concessionaria del bene demaniale, prevede la creazione di un hotel 4 Stelle Superior. Sì, è vero, stiamo per demolire uno degli edifici più vecchi, già 60 anni, ospitava le persone che facevano le sabbiature e poi andavano al Calidarium, che è appunto l'edificio che, che distruggiamo in questo momento, per crescere e per portare nuova. Nuova offerta turistica a Lignano. Un investimento non da poco? Eh, soprattutto in situazione di Covid, ah. eh, quindi con tutte le difficoltà che ci sono, ma noi siamo abituati quindi andiamo avanti. A noi abbiamo idee nuove, ma abbiamo anche obblighi nei confronti della regione. Questo è un obbligo che noi stiamo percorrendo e forse è quasi finito tutto quanto il nostro investimento. Ha un hotel di 24 camere, tutte con vista verso il mare. Una parte di queste suite sarà a due piani e si affaccerà al parco piscine di recente realizzazione. L'altra parte dell'hotel, che sarà invece a un piano e ospiterà otto camere, sarà prospiciente alla spiaggia terrazzata realizzata qualche anno fa, che è proprio da direttamente sul mare, quindi con una vista sicuramente stupenda. La grande quantità di neve caduta quest'anno non comporterà un automatico aumento dell'estensione dei ghiacciai della nostra regione, molto dipenderà dalle condizioni meteo dei prossimi due mesi. A dispetto di quello che sembra, quello che stiamo vedendo è un inverno mite, con temperature leggermente superiori alla media a dicembre e con un gennaio in linea con i dati storici. Il freddo intanto ha causato come ogni anno il congelamento delle acque dei laghi di Fusine e del lago di Raible, anche se non completamente. Un tempo anche i piccoli laghi del Carso si ghiacciavano tanto da poterci patinare, spiega Renato Colucci della società meteorologica alpino-adriatica. Questo permetteva anche una piccola economia legata alle aziende che vendevano il ghiaccio nella zona di Trieste. Ora il congelamento delle acque è più raro, meno massiccio. Non esistono studi se non sporadici in tal senso. quanto riguarda invece la scomparsa dei ghiacciai della nostra regione, la grande quantità di neve caduta in queste settimane non porterà in automatico a una condizione di miglioramento, ovvero a un aumento delle loro dimensioni. Molto dipenderà dalle precipitazioni nevose dei prossimi due mesi e dalle temperature dell'estate che se elevate annulleranno l'effetto neve di questo particolare inverno. Al momento non si possono fare ipotesi, spiega l'esperto. Sarà possibile azzardare un primo bilancio solo nel mese di Settembre. Parte una nuova trasmissione su Telefriuli dedicata alla nostra terra, grazie a Ente Friuli nel Mondo, con il prezioso supporto della Società Filologica Friulana. Ci accompagnerà alla scoperta di tante curiosità del Friuli storico e dei personaggi che hanno segnato le sue vicende sotto il profilo artistico e culturale. Larsen in laterale destro dell'Udinese Calcio è stato sorpreso guidare la sua auto senza copertura assicurativa la Mercedes del centrocampista era priva di RC auto da cinque mesi per il giocatore è scattata una sanzione amministrativa di 870 euro il mezzo è stato sequestrato ma l'atleta ha rapidamente regolarizzato la sua posizione recuperando la sua vettura e pagando la multa ha imputato l'accaduta a una dimenticanza e ora vediamo per quanto riguarda il calcio in uscita dell'Udinese L'Udinese Mandragora si avvicina sempre più al Torino. Nel giorno di Fernando Iorente all'Udinese, Rolando Mandragora si prende la scena. Infatti, dopo la cessione di Lasagna, si avvicina un'altra uscita eccellente in Casa Bianconera. Il centrocampista napoletano, rimasto a Udine la scorsa estate per recuperare dal grave infortunio al crociato e per rilanciarsi, non è certo soddisfatto dei nove gettoni per un totale di 363 minuti di impiego, conteggiati finora. Qualcosa si era intuito quando, in recenti dichiarazioni post partita, aveva sottolineato che le scelte su chi impiegare spettano a gotti. Concetto che non fa una piega, ma esposto con un tono sospetto. A Udine ora si trova in ballottaggio con Aslan e Wallace, sia per il ruolo di mezzala che per quello di regista. Gotti cerca di ruotare i tre, visto anche il calendario fitto, e tenendo conto delle condizioni fisiche di ognuno, ma Rolly si trova decisamente indietro rispetto agli altri per minutaggio. Arslan vanta 915 minuti in campo, Wallace 536. Spiegazioni come detto ce ne sono, ma evidentemente non rassicurano il centrocampista che punta anche al ritorno in nazionale. Così, mentre le voci sull'interesse della Fiorentina per Arslan e su quelle del Sassuolo per Wallace lasciano il tempo che trovano, quelle che riguardano Mandragora al Torino trovano seri fondamenti. Tanto che, dopo i primi contatti di ieri tra il Torino e gli agenti del giocatore, oggi la dirigenza del Club Granata ha in programma incontri anche con la Juventus Erudinese, che pare abbia già dato il suo ok all'operazione. Cairo rileverebbe così il prestito biennale e si accollerebbe un obbligo diritto di riscatto alle condizioni della Juve. Insomma, si preannuncia un'altra giornata calda sul fronte mercato, stavolta nel nome di Mandragora. Grande prova di Alessia Trost al meeting di Salto in Alto, arriva seconda. Alessia Trost, oggi 1,93, una bella soddisfazione. Sì, sono contenta, era un po' che non saltavo su queste misure e ho avuto delle belle sensazioni in pedana, quest'inverno ho lavorato bene, quindi è un buon inizio di stagione sicuramente. Senti, hai avuto anche i complimenti di Sotomaior. Sottomaiore è il, il dio del salto in alto, 245 record del mondo ancora imbattuto, da 28 anni credo oramai, dal 93, quindi sono, come dire, mi fa molto piacere. Un bilancio di questo incredibile evento. Ma eh, l'ha detto lei, intanto è un credibile evento, perché di questi tempi semplicemente organizzare vuol dire essere molto bravi. Eh, qui c'è un gruppo di dirigenti di altissima qualità, di spessore internazionale, di tanta passione. Sono riusciti a mettere su veramente un evento importante, la gara che è appena finita, quella femminile che è stata di altissimo livello, abbiamo visto l'atleta numero uno al mondo e abbiamo visto il ritorno a altissimi livelli di Alessia Trost. Io non la vedevo saltare così da tantissimo tempo. Per cui ha avuto anche un impatto tecnico decisamente importante. Siamo in chiusura, ma vi ricordo l'appuntamento di screenshot questa sera alle 19.45, dove si parlerà di scuole, dell'allarme contagi, ma anche della ripartenza degli istituti scolastici superiori al piano del comune di Udine per la sicurezza con l'intervento dell'assessore Alessandro Ciani. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona serata, Stelle Friuli.